programma di interviste e di filmati. Domani ne facciamo 4, in realtà volevamo vedere proprio in onda quante farne, perché volevamo un po' uscire dallo schema fisso che avevamo alle invasioni barbariche, che erano 3 interviste che avevano più o meno la stessa durata. Vorremmo fare delle interviste a fisarmonica, cercare di farne magari una più corta, una invece molto lunga. Quando dico lo facciamo sul campo intendo quello, che intanto cominciamo, sai, la scenografia l'abbiamo finita più o meno oggi, quando finiamo qua andiamo a fare le prove luci, quindi finché non sei dentro allo studio in realtà non è che sai proprio perfettamente cosa farai. Comunque domani proveremo a fare 4 interviste, gli ospiti saranno Roberto Mancini, Luciana Tizzetto, Roberto Bolle e Giovanni Galli. Non so se poi ne manterremo 4, forse no, non è possibile che siano troppi, però volevamo provare anche a fare un'intervista più corta e quindi domani lo facciamo. E ogni intervista avrà dei filmati, prodotti, alcuni prodotti da noi, altri invece fatti, montati con materiale di repertorio, quindi il programma è fatto così. Il contratto va avanti fino al disgelo, quindi chiamandosi l'era glaciale, quando sarà un disgelo decideremo, però è un minimo 3 anni rinnovabile a seguire, quindi voi stesso sapete che in questo ambiente contratti di queste dimensioni ben poche volte si fanno e vi danno l'idea della struttura che abbiamo messo in piedi. Per quanto riguarda gli ascolti, io ci sarò, se ti sarà anche tu saremo già in 2, qualcun altro verrà a vederlo, ma sono convinto che il problema degli ascolti è un problema sempre importante, è inutile che ce lo nascondiamo, ma in questo non è il problema primario è la qualità del prodotto. Guardate il prodotto, guardate la qualità e poi ci sentiamo il giorno dopo. Se prima ho dei telefilm che sono 3 pezzi, non è che io posso tagliarne uno, togli 15 minuti, ho prima poi un telegiornale di 11 minuti più altri 5 minuti, voglio dire, non è che la scelta della partenza della seconda serata è determinata da motivi personali, no, è da quello che c'è in prima serata. Un conto se avessi una prima serata in produzione, allora in questo caso potrei chiude una produzione alle 23, dico, per modo di dire, e allora puoi meglio definire la partenza della seconda serata. Però poi alla fine, l'orario tardi, sì, però sono tutte così ormai le seconde serate. Voglio dire, se la prima serata di Rai 1, Canale 5, Rai 2, finisco a 23.15, 23.20, io parlo di media, se non addirittura 23.40 in alcuni casi, allora è chiaro che la seconda serata ha quella parte delle condizioni che non sempre sono di scelte proprie, ma se produce lì Rai 1 non posso produrre io, e se io non posso produrre devo mettere i telefilm, se metto i telefilm metto 3 pezzi, chiaramente parto in quella situazione. Noi cerchiamo anche sempre di scoprire qualche personaggio nuovo, continueremo a farlo, e quindi già nelle prime puntate vi proporremo qualche nuovo personaggio, qualche scrittore interessante. Insomma, noi cerchiamo sempre di mettere nel misto che facciamo dei 3 personaggi qualcuno di nuovo, e così faremo in questa edizione.